con Mister Puleo, dopo la vittoria per 2-1 della Sestese, valsa la salvezza. Mister, è inutile chiederti come stai. Ah, questo era un giorno sognato, ricercato da 10 anni, da quando ho cominciato in un oratorio. Ho sempre sognato un giorno così. 3 anni fa, quando ho lasciato la polizia, dopo pochi mesi è arrivata la pandemia, mi sono ritrovato senza stipendio statale, senza rimborso calcistico. E nel momento più difficile della mia vita ho capito che sarei arrivato in alto, perché quando vuoi raggiungere qualcosa di impensabile devi passare dai momenti più brutti. Solo la fatica ti porta a raggiungere certi obiettivi. Oggi, grazie ai ragazzi, dedichiamo questa salvezza al presidente Morello, che è stato sempre dalla nostra parte, al direttore Moffa. Abbiamo fatto un'impresa, perché quando sono subentrato il morale era basso, anche se il gruppo era unito, il morale era basso, c'era pessimismo. E invece abbiamo portato empatia, abbiamo portato i video motivazionali e abbiamo meritato la salvezza. Mister, la partita è iniziata in modo abbastanza equilibrato, poi sembrava essersi messa in discesa con il primo gol, tanta sofferenza verso la fine e poi è esplosa la gioia con il gol di Marin. Sì, abbiamo sempre fatto ottimi primi tempi in queste 5 partite dove ci sono stato io. Noi lo sapevamo e quindi cerchiamo sempre di dare tutto nel primo tempo, però nel secondo tempo, oltre ai calci piazzati, dove abbiamo sofferto molto, non mi ricordo azioni sul gioco di movimento, abbiamo sofferto sulle palle inattive. I ragazzi sono stati veramente eroici oggi, anche nei calci piazzati. Non me li dimenticherò mai, perché hanno fatto qualcosa di eccezionale. Quando mi ha chiamato Moffa a luglio mi aveva detto di salvare gli elite, il presidente Morello a fine marzo mi ha detto di salvare la prima squadra. E molte volte i mister fanno fatica a raggiungere un obiettivo e il mister Puleo ne ha raggiunti 2 in un anno solo, quindi per me quest'anno è glorioso, veramente. Grazie mister e complimenti. Grazie a lei.